La prima volta che ho incontrato il personaggio di oggi, ho pensato: dobbiamo assolutamente fare un progetto assieme. E così è stato. Ma non siamo qui per parlare di cose passate, perché ovviamente Camera Circus è un canale in cui si parla di sogni, di progetti e soprattutto si incontrano persone che hanno un sacco di cose interessanti da raccontare. Il progetto, comunque ve lo dico perché so che ci state pensando, è il lavoro che ho realizzato insieme appunto al nostro personaggio, legato alla fantastica isola di Poveglia, di cui vi parlerò in un'altra puntata. Ma bando alle ciance e via con la sigla! Il personaggio di oggi, partendo dal fatto che se voi provate a cercarlo con il suo nome in qualsiasi posto non lo trovate, perché se voi digitate Christian Elia non c'è verso di trovarlo, ma se cercate Chicco Elia scoprirete una persona davvero interessante. E benvenuto Chicco Elia. Ciao Beatrice e ciao a tutti. È vero, in realtà è un po' il contrario, cioè io mi chiamo Christian Elia. Quando ho cominciato a firmare i miei primi articoli, i vecchi capi redattori di un tempo, che quando vivevi nelle redazioni imparavi a temere e ti terrorizzavano quando eri un giovane che iniziava questo lavoro, la prima volta che dissi che tutti mi chiamavano Chicco, che anche i miei genitori non si capisce perché mi hanno chiamato Christian, perché poi mi hanno sempre chiamato tutti Chicco, era una firma che non gli andava bene, perché ti chiami Christian, devi firmare Christian. Quindi in realtà ho sempre vissuto questa doppia vita, cioè quella professionale in cui tutti i miei articoli, tutti i miei lavori sono firmati Christian Elia, sono registrato all'ordine giornalisti come Christian Elia, però poi tutti mi conoscono come Chicco. E quindi c'è ancora qualcuno che quando mi incontra pensa che esistano due persone diverse, ma invece sono solo io, abbondante ma unico. Christian, cominciamo subito, quanti anni hai? Ne ho 44. Ne hai 44, perfetto, quasi un coetaneo. Allora, senti un po', ma io ti ho conosciuto ovviamente in veste di scrittore. Quando abbiamo fatto un progetto assieme mi hai detto: è una bella sfida perché io in realtà sono un giornalista. Ma quindi, scrittore o giornalista? È una bella domanda e tu rappresenti per me ancora oggi la mia dolce fuga. È stato l'unico progetto in cui mi sono lasciato andare, nel senso che io sono un giornalista, mi sento un giornalista e ho sempre voluto essere un giornalista, però io vengo da una scuola, diciamo, di passione, che è quello del giornalismo narrativo, cioè un giornalismo capace anche di farsi leggere, che non diventa mai letteratura perché parte sempre dalle regole ferree del giornalismo, ma che ama l'idea che una storia sia anche bella da raccontare, quindi bella da scrivere, quindi bella da leggere. Quello è stato l'unico caso della mia vita a cui sono molto affezionato, perché è stato un po' un regalo che mi sono fatto e che grazie al tuo lavoro mi sono potuto fare. Per il resto sono un giornalista che pratica il giornalismo narrativo e che ha delle caratteristiche che non diventano mai letteratura, ma frequentano la bella scrittura. Quindi, come avete capito, a differenza dei fotografi, parla tantissimo! Esatto. Allora, senti, quindi non ti chiedo cosa volevi fare da grande, perché mi sembra che la risposta sia praticamente scontata. Noiosissima, volevo fare giornalista senti, da quando ne ho memoria. Ci racconti il tuo primo servizio? Il mio primo servizio è arrivato a casa mia, mi spiego. Io vivevo a Bari, sono barese, a fine anni 90 comincia la guerra civile in Albania. E nella vita di un ventenne cambia tutto, cioè all'improvviso ti rendi conto che a poche ore di mare da casa tua c'è un mondo completamente, non diverso per le persone, ma che vive una situazione molto diversa da quella a cui sei abituato tu, che a 20 anni ti interessa il pallone, le ragazze e poco altro. Quello è stato il mio primo articolo, parlare con queste persone che scappavano da quella guerra. E avevo 20 anni e già sapevo cosa volevo fare, ma quell'esperienza, il mio primo articolo, è servito anche a farmi capire di cosa volevo parlare facendo il giornalista. Senti, ma e il tuo primo articolo invece con fotografo? Il mio primo articolo con fotografo
pensato per essere un reportage con un fotografo, perché magari a volte ti trovavi il tuo articolo con una foto, ovviamente, di agenzia o quant'altro, invece un reportage studiato con un fotografo nel 2003 in Iraq. Era appena scoppiata la guerra e io lavoravo per un giornale che si chiamava Peace Report, e quella è stata la mia prima esperienza con un fotografo sul campo, e devo dire che innanzitutto capisci perché delle persone nella vita fanno un lavoro dove mettono il proprio nome, perché c'è comunque una percentuale di ego molto importante. Però è stato molto bello, perché per la prima volta ho imparato a dover condividere un punto di vista. Quello che io volevo scrivere doveva essere anche rappresentato, e quello che veniva rappresentato doveva essere scritto. E questo per me da quel giorno in poi è sempre stata un pezzo che rendeva il mio lavoro più bello, non più complicato. Perché probabilmente i più giovani che ci stanno seguendo non lo sanno, però una volta il binomio giornalista-fotografo era qualcosa di scontato. Nessuno si poneva il dubbio che un giornalista non andasse con un fotografo a raccontare una storia, proprio perché, come dice Chicco, essere in due sulla stessa scena permette ad entrambi di arricchirsi e di vedere le cose da un punto di vista che non è il proprio, e che vi assicuro non è mai banale questa cosa. Inoltre, adesso vi parlo da fotografo, è molto importante vedere come approccia un giornalista il lavoro. È molto importante perché le foto riescono ad adattarsi in maniera molto più sartoriale, per usare un termine che oggi va molto di moda, a differenza di una banale foto di agenzia che sì, racconta in maniera didascalica la storia, ma non interpreta la storia nel modo in cui il giornalista la sta vedendo. Quindi è una cosa che era molto importante, ma che ovviamente si è persa con il tempo, e che noi tentiamo disperatamente, anche con progetti personali, di mantenere viva, no? Assolutamente. La mia generazione è cresciuta guardando, studiando, osservando, leggendo un fotogiornalismo che aveva nelle coppie addirittura un po' come nell'arte, nel cinema, nel teatro, no? Imparavi che Ettore Mova via con Baldelli, non so come dire, no? Ecco, a me questa cosa affascinava molto. È cambiato tutto, c'è sempre più una tendenza a lavorare da soli, a far tutto da soli. Non è, almeno per la stragrande maggioranza della gente che conosco io, non è una scelta che fa piacere, anzi è più dettata da necessità. Sono sempre meno soldi, sono sempre meno spazi, quindi tenti di far tutto da solo. Però in ogni modo cerco sempre di oppormi, e sono sempre riuscito a fare dei bei lavori con grandi fotografi che sono diventati anche amici, non a caso, credo, non tutti ma molti. E in particolare da almeno 11 anni con Gianluca Cecere abbiamo fatto tanti di quei lavori insieme, che ormai siamo una specie di coppia di fatto, e questo impari a condividere lo sguardo, i contenuti, i linguaggi, ma anche la vita personale, gli stati d'animo, e viaggiare diventa qualcosa che ti restituisce, oltre l'aspetto lavorativo, anche qualcosa di personale, spesso e volentieri. Qual è il tuo libro preferito? Questa è una bellissima domanda, perché ogni volta ci devo sempre pensare tanto. Però, allora, e lo cambio ogni volta, che te lo chiedo. Non ti dirò il preferito, brava, ti dirò, c'è un Pantheon di una cinquantina di libri, però siccome stiamo parlando di fotogiornalismo, diciamo che in quell'ambito il mio libro, uno dei libri che mi ha cambiato la vita, è Cronache Medio Orientali di Robert Fisk, recentemente scomparso, grande giornalista inglese. Ecco, quel modo di scrivere, quel modo di raccontare è una di quelle cose che poi ti metti lì e dici questo è quello che secondo me va fatto quando si racconta un terreno. Quindi sì, Cronache Medio Orientali. Ok, adesso ti dico, chiudi gli occhi e vedi una foto. Che foto stai vedendo? Chiudo gli occhi e vedo una foto di Dondero, di un ragazzino seduto davanti a una casa negli anni 60 in Algeria, dove la scritta sul muro è la rivoluzione giovane. Come ti vedi tra 10 anni? Io mi vedo ancora sulla strada, mi vedo ancora con la voglia di sporcarmi le scarpe, di frequentare bettole e osterie, di trovarmi in posti in cui sento storie stupende e poi magari mi guardo intorno e dico, ma come ci sono finito qua? Senti, fare giornalista paga? No, non più. Se non in termini di una sostenibilità complicatissima, che ti fa sentire a volte innanzitutto un project manager per costruire il progetto, e sembra che la parte più bella sia l'ultima, poi quella di cui ti devi occupare,
però continuo a credere che fra i tanti mestieri che non pagano, perché poi non è un problema dei giornalisti, è un problema di una società intera, per cui fra i tanti mestieri che non pagano resta uno dei più belli. Senti, ma perché poi ovviamente si sentono tanti pensieri, questa idea romantica del giornalista, secondo te, esiste ancora o è un ricordo? Esiste ancora come forma, però secondo me con un grandissimo prezzo di fatica, di stress, di umiliazioni, di frustrazioni, però esiste ancora, perché comunque poi sono sempre affascinato da come io insegno, anche da quanta gente incontro che ha ancora quella visione del giornalismo. La devi adattare a una vita complicata, di giornali che chiudono, di budget sempre più bassi, di interesse sempre minore, però lo vedi che le persone sanno ancora capire come in tutto questo grande frastuono il nostro mestiere, che quando fatto bene ha ancora una capacità di impatto sulla società, è enorme. E credo che nella vita dedicare la propria esistenza a un lavoro che ci porta via tanta parte della nostra vita, che senti che ha ancora un impatto qualche volta, ma quella volta è dannatamente bello. Come ha cambiato il Covid il tuo lavoro? È un'esperienza molto dura. Io ho fatto un'esperienza precedente nel 2014 in Sierra Leone con Ebola. Era stata l'unica volta in tutta la mia vita in cui avevo avuto paura delle persone, ed era una cosa a cui non ero abituato. Faccio questo lavoro perché amo le storie, amo le persone. Pensavo fosse stata l'ultima, e pensavo anche, ricordo, tornando da quel viaggio, che dissi mai più un'epidemia, una pandemia, me la sono trovata sotto casa, come anche elemento di riflessione. Ha cambiato molto la lontananza, ha cambiato molto la prossimità con le storie, l'accesso alle persone. Io faccio un esempio stupido sul mio lavoro: io quando entro in una casa per fare un'intervista prendo sempre del tempo girando nella casa per cogliere qualcosa che mi racconti questa persona, la sua libreria, gli oggetti, le foto che ha in casa. Pensate a quante case sono chiuse in questo periodo, no? Che devi incontrare la gente per strada. Quindi ha cambiato molto. Poi credo che sia anche un fenomeno estremamente interessante da raccontare, ognuno dal proprio punto di vista, perché sta aprendo tante di quelle domande su come viviamo, su che società avevamo immaginato, che alla fine per chi racconta la realtà è anche una affascinante sfida. C'è una cosa che hai voglia di lasciare a tutti quelli che ci stanno guardando e che stanno sognando con noi? La passione per le storie. La passione per le storie, che le vite degli altri alla fine sono parte della tua. Cioè, quando impari a capire che nelle storie più lontane del mondo c'è sempre qualcosa che ti parla di te, credo che sia la cosa più bella. Quindi anche quando insegno, secondo me, quello che cerco di comunicare e che bisogna avere rispetto delle storie degli altri, come vorremmo che la nostra storia fosse rispettata, che non esistono vite banali, basta saper fare le domande giuste. C'è un momento in cui ti sei reso conto che se non avessi avuto il fotografo con te, alla tua storia sarebbe mancato un pezzo? Sì, sono tanti gli esempi, perché a volte lo capisci dopo, a volte lo capisci quando vedi il lavoro del fotografo, magari a fine giornata. A me piace di solito fare così, perché tu hai saputo, magari sei stato bravo a dare una chiave di lettura al fotografo, una cosa che tu conosci perché sei competente di quell'area, magari io o per altri motivi, però a volte vedi qualcosa che non hai saputo, come dire, che non avevi immaginato come sguardo, e sono tanti. Però ne voglio citare uno di un caro amico, Massimo Di Nonno. Eravamo insieme a raccontare davvero una roba irraccontabile, nel senso che noi abbiamo attraversato su una vecchia Yugo, una macchina jugoslava, tutta la Serbia dall'inizio alla fine, raccontando quello che stava arrivando, cioè l'indipendenza del Kosovo, e quindi quello che poteva accadere in Serbia, perché la Serbia non avrebbe accettato questo. E lì c'era da fotografare l'invisibile, e man mano che rivedevo le foto di Massimo, che sono uscite col mio lavoro, ero veramente
entusiasta, perché dicevo, è riuscito a cogliere tutto quel mood, che era solo atmosfera, perché non avevi una situazione pratica da fotografare, dovevi riuscire a raccontare un sentimento, ed è riuscito a farlo. E cito anche Camilla De Maffei, che sta lavorando con me a un long form, un long term project sull'Albania, e anche lì noi raccontiamo l'eredità del regime nella memoria delle persone, e Camilla ha un talento straordinario nel riuscire a cogliere quello che c'è nelle espressioni delle persone di un racconto, di un'eredità, che è una cosa che ogni volta che guardo le sue foto ammiro tantissimo, perché non è facile. E per cui sì, questi due lavori in particolare, di tanti altri esempi che potrei fare, però sono state due volte in cui davvero c'è stato un linguaggio che mi ha dato uno specchio bello in cui rivedere quelle sensazioni che avevo e che provavo a scrivere, che la gente ci affidava. Bene, allora, proprio parlando di queste tue due esperienze, mi fai venire in mente una cosa che io sostengo da tempo, ma che mi trovo sempre a dibattere, ovviamente con opinioni a volte anche, grazie a Dio, diverse e contrapposte. Tu pensi che accompagnarsi ad un fotografo, uomo o donna, abbia un peso diverso nelle varie situazioni? Mi spiego meglio. Io ovviamente sono favorevole chiaramente alla parità di diritti, ma non intendo in questo dire che un fotografo uomo e un fotografo donna abbiano anche lo stesso peso specifico, nel senso che noi abbiamo delle peculiarità diverse, delle caratteristiche diverse, e che utilizzarle per sviluppare una storia anziché un'altra, a mio avviso, non è una penalizzazione, ma un valore aggiunto. Tu cosa ne pensi a questo proposito, proprio in riferimento anche a quello di cui hai parlato adesso? Guarda, anche secondo me c'è un valore di principio generale, di culturale, filosofico, che è quello dell'essere assolutamente tutti uguali, no? Certo. Sia come talento, preparazione, competenze, valgono le competenze, non valgono i generi. Detto questo, ed è assolutamente ingenuo non affrontarlo, perché poi chi va sul campo deve affrontare le cose pratiche, non deve ragionare solo in termini filosofici. Ci sono delle situazioni dove oggettivamente ti muovi in una certa maniera o ti muovi in un'altra, e faccio degli esempi pratici. Durante le rivolte arabe, con Alfredo D'Amato, saltavamo da un paese all'altro in una situazione davvero drammatica a livello di condizioni di sicurezza. In quel momento tantissimi casi di anche aggressione, tantissimi casi di problematiche che si sono risolte in piazza. Ovviamente Alfredo, con tutte le gravissime cose che sono capitate a tanti operatori fotogiornalisti in quegli anni, a noi due no, per fortuna, è ovvio che per me è stata una situazione che non avrei potuto gestire in un'altra maniera. Altre volte, ricordo per esempio in Sahara Occidentale, l'accesso a un mondo particolare dove la chiave di lettura al femminile permette di entrare in un'empatia che io non raggiungerò mai, per motivi culturali, per motivi di limiti di apertura, per tradizioni, per costumi. Quindi esiste l'uno e l'altro. Bisogna, secondo me, su ogni progetto imparare a, nel rispetto dell'essere appunto tutti uguali in base alle competenze, capire quali sono le persone giuste per il progetto giusto, che ha delle caratteristiche. Sul campo, quando sei sul campo, ahimè, la filosofia, purtroppo, i valori, i principi di vita non sono sempre applicabili come una ricetta sempre uguale in tutto il mondo, perché esistono zone del mondo diverse da altre, esistono situazioni sul campo diverse da altre. Qual è il bagaglio ideale del giornalista? Il bagaglio ideale del giornalista è una bellissima domanda. Secondo me è quello che non ti porti. Quello che non ti porti sono gli stereotipi. Quello che non ti devi portare è l'idea di avere già la storia in testa, perché neanche te ne accorgi e poi finisci per andare a cercare la cosa che ti dà ragione. Quello che non ti porti è il giudizio morale. Devi parlare nella stessa maniera, devi avere la stessa curiosità intellettuale di fronte alla più disperata vittima e al carnefice peggiore, perché il giornalismo non è neutro, non ho mai creduto nel giornalismo neutro. C'è qualcuno che pensa alla neutralità della fotografia, quindi no, figurati. Chi nasconde le proprie opinioni è un giornalista di cui non mi fido. Io voglio sapere cosa pensa un giornalista, e ne riconosco l'onestà in base alla sua capacità di raccontare quello che non gli piace. Quello è un buon giornalista. Allo stesso tempo, però, la neutralità esiste lì dove dai a tutte le storie lo stesso rispetto. Poi
quando riesci a lasciare a casa pregiudizi, idee personali, preconcetti, per cui un bagaglio scarico, un bagaglio che ha bisogno di un buon registratore e di un buon taccuino, è, a mio parere, tanto studio sulle cose di cui ti occupi, perché sennò finisci per essere parte della disinformazione. Senti, da dove prendi ispirazione per i tuoi progetti? Io mi ispiro, quando parliamo ovviamente di long term project, quindi su quelli su cui magari spendo 2 anni, 3 anni della mia vita, quasi sempre nascono da una curiosità che non sono riuscito a risolvere. Cioè, quando c'è una storia che nella mia testa nasconde un potenziale non espresso, non svelato, non raccontato, un punto di vista che non è stato attraversato, lì comincio ad innamorarmi e poi comincio una parte che io chiamo di preproduzione, dove studio quanto questo poi possa diventare un long term, e lì, quando la trovo, parto. Senti, dimmi il paese dove non sei ancora stato e dove vorresti andare, e il paese invece in cui senti proprio sotto la pelle. Allora, di sicuro è l'unico della mia area, perché io mi occupo di Medio Oriente, Balcani e area mediterranea, e assolutamente Arabia Saudita. Continuo a pensarci, e non ci sono mai stato. C'è un caro amico fotografo che si chiama Zia Gafic, che ci ha fatto un bellissimo lavoro che io guardo sempre con invidia struggente, ma ce la farò. E perché mi incuriosisce molto come paese. E invece quello dove ogni volta ritrovo un pezzo di cuore, non vedo l'ora di andarmelo a riprendere ogni volta, è l'Algeria, perché l'Algeria è un paese che mi ha innamorato la prima volta e non sono più riuscito a non sentirmi sempre attratto da questo grande, complesso e complicato paese, ma davvero affascinante. Quanto è cambiato il mondo del giornalismo con l'arrivo del digitale e dei social? Tantissimo, perché mentre dal punto di vista del testo il digitale, quindi il web, dovrebbe avere tutta una serie di regole che personalmente cerco di violare ogni volta che posso, sulla lunghezza, su una serie di situazioni che però vanno sempre a colpire il contenuto. Io dico sempre una cosa: se mi sono informato rispetto a un fatto con un video di 4 minuti, devo avere la coscienza che di quel fenomeno ne conoscerò in proporzione quello che ho potuto imparare in 4 minuti. Se voglio capire davvero qualcosa, ho bisogno di studiare e di leggere, come in tutta la vita. Dal punto di vista dei social, a livello proprio contenutistico, è stata una rivoluzione. Io penso che del mio lavoro, l'ultima volta che ho sentito di avere un approccio diverso con quello che stavo facendo è stato nel 2009 a Gaza, durante l'operazione militare Piombo Fuso, perché lì era ancora quella sensazione che esserci o non esserci era una differenza totale, anche dal documentare quello che accadeva. Dove mi è cambiato tutto, anche nella testa, sono state le rivolte arabe. Io ero in piazza Tahrir, ero in Avenue Bourguiba a Tunisi, e la redazione a Milano ne sapeva sempre più di me. Io ero sempre lì che rincorrevo quello che la gente stava raccontando con i suoi mezzi. Questo all'inizio mi ha lasciato un po' sgomento, come tutti quelli che si trovano in un passaggio d'epoca. Poi invece è diventato anche affascinante, perché oggi come oggi il tuo lavoro consiste molto di più nell'approfondire, nel vedere il contesto, nel creare le connessioni, nel verificare le informazioni. Ma è molto affascinante che tante persone in giro per il mondo, che sono state sempre il soggetto, l'oggetto del racconto, si riprendono il diritto a raccontare la propria storia e diventano soggetto del racconto. E a me questa dimensione dell'autoracconto affascina tantissimo, e quindi credo che le due cose possano coesistere molto 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 bene. Rispetto al web e alla carta, per me rimane che il web è come un albero, no? Il web sono le foglie che cadono, che cambiano, la carta è radici. È un po', per chi fa il mio lavoro, è una cosa che ti inchioda anche le tue responsabilità, perché un libro, qualcosa che rimane, ti mette anche di fronte a come tu hai raccontato quel lavoro, come lo hai fatto, è una responsabilità. Il web è una cosa che cancella tutto a una velocità tale che a volte comporta anche un livello di deresponsabilizzazione che per chi fa il mio lavoro non è assolutamente sano. Dimmi i nomi di 3 maestri. Sono tanti, però sicuramente te ne dico nel mondo del fotogiornalismo e nel mondo del giornalismo. 2 del giornalismo per me sono state anche 2 incontri personali, quindi sono fortunato perché non sono maestri solo sulla carta.
Di sicuro sono stati Luca Rastello e Gianni Mura, perché sono state due persone che sia a livello umano che a livello professionale mi hanno insegnato come volevo raccontare le storie, dove erano i miei limiti, cosa dovevo cambiare per arrivare ad un obiettivo, e soprattutto entrambi mi hanno insegnato a raccontare la realtà partendo dalle piccole storie. Io vengo da un mondo che per studi, per interessi, era molto legato alla geopolitica, no? I grandi disegni, i grandi interessi. Diciamo che a 44 anni, dopo 24 anni faccio sto lavoro, sono arrivato più a un mondo che io chiamo geopoetico, cioè mi interessa molto di più mettere le vite al centro, no? Quindi partire dal micro per arrivare al macro. Saper riconoscere il micro che parla del macro è il mio lavoro, è quello che io devo saper fare. Gianni e Luca sono stati due grandi maestri. Se penso al fotogiornalismo, invece, Mario Dondero. Mario Dondero, perché anche lì ho avuto la grande fortuna di conoscerlo, di vederlo lavorare sul campo, e quell'approccio di un'umanità disarmante che Mario aveva se si trovava con i più terribili guerriglieri in Angola o con le persone della strada, a me ha sempre veramente affascinato tantissimo, e nelle sue foto ho sempre ritrovato quell'umanità che gli riconoscevi quando lo frequentavi e ci parlavi. In una società in cui, quando si parla di giornalisti, si tende sempre a minimizzare o screditare o a parlare in maniera banale del loro lavoro, io credo che le parole di Christian oggi siano servite davvero a darci una raddrizzata e forse anche a farci sentire un po' di pelle d'oca e aiutarci a fare quelle riflessioni che secondo me sempre di più sono importanti nel lavoro del giornalista, nel lavoro del fotografo e io credo in fin dei conti anche nella vita. Ciao a tutti!